comincia la carriera allenatore con il Bari su FIFA 18. Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo ufficialmente su FIFA 18. Sfrutto l'EA Access per iniziare la nostra carriera. Voglio iniziare tutto con voi, quindi facciamo nuova carriera. Qui c'è Dele Alli inquadrato, facciamo allenatore, impostiamo proprio dall'inizio. Allora ragazzi, non metterò né la rete mercato globale e né l'aumento del 30% nel budget trasferimenti iniziale. Voglio fare proprio una carriera super realistica, super difficile, quindi facciamo avanti, prendiamo la squadra che vi ho già annunciato, cioè di serie B, prenderemo i Bari. Successo in patria massima, quindi addirittura forse ci diranno di vincere lo scudetto, questi sono pazzi. Successo continentale molto bassa, fama del brand normale, finanze bassa, crescita giovani normale. Allora, valore del club 22 milioni, budget trasferimenti 7 milioni, che non è poi così male, mi aspettavo qualcosina di meno. Allora, il nome mettiamo sempre il solito, ragazzi, primo episodio vi ricordo che è una panoramica della squadra, vedere dove intervenire e via dicendo. Ormai sapete già come ragiono, vi voglio fare una mezza promessa, voglio provare a portare il Bari in Champions League. Questo ragazzi significa che sarà una carriera molto lunga dove dovremo intervenire con acquisti, concessioni, dobbiamo vedere un po' come muoverci. Allora, difficoltà leggenda ragazzi, importante, voglio partire subito da leggenda e così sarà una crescita sia mia che della squadra. Durata tempo 5 minuti, altrimenti 6 è troppo, valuta euro. Lo stadio dobbiamo mettere il San Nicola, almeno lo stadio non c'è logicamente. Però mettiamo uno stadio, non dico simile, ma mettiamo almeno il nome, dai, mettiamo il San Nicola di Bari, e così almeno utilizziamo questo nome reale nella nostra carriera. Poi ragazzi, scarica più recenti, questo è normale, competizione europea, non è il caso, siamo in Serie B, qui no, facciamo avanti. Quindi ragazzi, si comincia e ci vediamo nella schermata di inizio di questa fantastica carriera. Mi raccomando, subito un mi piace e un'iscrizione al canale per sostenere il nostro Bari. Perfetto ragazzi, come l'anno scorso vedete abbiamo un 80 di overall e qui ci invitano già nel torneo precampionato. Lo scudetto non è quello reale, ma vabbè, poco ci importa. Allora, prendiamo il torneo, questo qui dove ci danno più soldi, 5 milioni come budget, squadre abbastanza interessanti, niente di così eccezionale. E quindi ragazzi, siamo ufficialmente nella nuova schermata della carriera allenatore di FIFA 18. Ho visto che quest'anno ci sono delle novità, cioè ci stanno le clausole, ci stanno trattative dove quando compri il giocatore ci sono trattative interattive, fanno vedere proprio il video, ci sono tante novità. Noi però andiamo per grado. Allora, andiamo nell'ufficio, non farò tanti tagli per il primo episodio. Coppa internazionale europea, vabbè, queste sono le solite email ragazzi che arrivano sempre. Vendita magliette, ok, ci sono posti l'obiettivo di guadagnare 8 milioni, che sono tanti. Poi informazioni importanti sul mercato, questo lo sappiamo. Vediamo le aspettative. Il rendimento della squadra in campionato, della Coppa Nazionale, fama del brand. Vabbè, ora ce l'andiamo a vedere nel dettaglio gli obiettivi. Resoconto dell'osservatore, questo qui è importantissimo. Ragazzi, guardate, già mi ha trovato tanti giocatori interessanti. Forse sono un po' costosi, parlo per esempio di De Paul, Belotti, La Padula, Verde per la nostra squadra, ma io ho già in mente cose interessantissime ragazzi. Matteo Lombardi, il nostro allenatore in seconda, io direi di andare agli obiettivi. Ecco qui la panoramica degli obiettivi ragazzi. Allora, crescita giovani, aumenta il valore di un giocatore del vivaio di almeno 10 punti e schierarlo in campo per 5 partite da titolare o gare in corso. È abbastanza difficile perché far salire di 10 punti un giocatore del vivaio in una sola stagione non è semplice, perché lì dice 0-1 completato, quindi non è affatto facile, però ci dobbiamo provare. Ingaggia un giocatore in prima squadra nella stessa stagione in cui sono stati seguiti, schierali per 10 partite dall'inizio a gare in corso. Quindi vogliono i giovani in campo ragazzi, li vogliono quelli della primavera. A lungo termine, due stagioni rimaste, riduci l'età media della squadra a 25 anni entro due stagioni mantenendo inalterato il livello di qualità.
Questa è bella tosta, età media 26 e mezzo, dobbiamo scenderla e aumentare la qualità. Non è semplice, ve lo posso assicurare, però ci dobbiamo provare. Fama del brand, vabbè, l'abbiamo già visto prima, 8 milioni della vendita delle magliette. Finanze, aumentare il valore del card del 50% entro 2 stagioni. Anche questo non è semplicissimo, però ci proviamo. Poi qui, vabbè, Coppa Italia raggiunge i 16esimi di finale e vinci il campionato addirittura. Non mi aspettavo subito la richiesta del vincere il campionato. Vabbè, successo continentale, nulla. Questo ragazzi è il budget 7 milioni, 12.000 di stipendi, che è un po' pochino magari. Mettiamoci un 20.000, anzi facciamo un 25.000 e abbiamo 6 milioni e 4 di budget trasferimenti. Fatto ciò possiamo andare nello staff primavera, ne assumo uno solo, perché sennò veramente abbiamo pochissimo budget. Sarebbe ottimo Anto Jovanovic, esperienza 5, giudizio 5. Però ragazzi mi fucilo già 4 milioni secchi, cioè veramente 6 milioni abbiamo e mezzo di budget, me li fucilo subito. Però per gli obiettivi che abbiamo non è male, questa è una scelta molto molto difficile ragazzi. Facciamo così, voglio iniziare in modo pazzo e mi vado a prendere questo super osservatore. Sapete perché? Perché non voglio utilizzare qui dal catalogo il cerca un futuro campione, queste cose qui. Deve essere una carriera totalmente gestita da me. E ragazzi, mi serve questo osservatore perché è importantissimo per gli obiettivi. Dobbiamo fare un bel vivaio, veramente dobbiamo creare un ottimo vivaio. Allora, io voglio assolutamente prendere giovani che siano italiani, quindi metto durata 3 mesi, tipo qualsiasi, perché sennò poi non mi trovo a giocatori particolari. Voglio prendere gli italiani, sì, perché i miei acquisti nel Bari, ragazzi, saranno i più italiani possibili. Magari ci sarà qualche talento estero così, ma voglio prendere quasi tutti italiani. Ho già dei nomi segnati, perché quest'anno veramente voglio fare le cose per bene. L'anno scorso ho cambiato tante carriere, non mi sono comportato bene con voi ragazzi, ma quest'anno questa carriera la voglio portare avanti il più possibile. Veramente dobbiamo rendere questo Bari una squadra che sia nostra, che sia proprio una protagonista del mio canale, anzi del nostro canale, perché c'è anche Leo che vi ricordo vi porta l'Ultimate Team, in particolare io la carriera più che altro. Ok, Jovanovic cerca nuove promesse, l'abbiamo mandato come osservatore ragazzi, e vi ripeto, ho obiettivi italiani principalmente. Ora abbiamo 2 milioni e 30 di budget, però se andiamo avanti nel torneo precampionato possiamo avere altro budget, quindi ragazzi aspettiamo i giocatori della primavera. Ormai mi conoscete, la prima cosa che faccio è andare nell'Ubrosa, non si chiama più Inforosa ma Ubrosa, va bene. Ah, è cambiata un po' la grafica ragazzi e mi piace soprattutto quel morale, così posso controllare bene i giocatori come stanno messi e magari variarli nei vari moduli, nelle varie partite. Ora regoliamo, qui è rimasto penso, sì, la posizione, regoliamola. Abbiamo 3 portieri, ora lo sapete ragazzi, magari a qualcuno può annoiare un po', però gestire bene la rosa all'inizio, far vedere un po' la squadra, per me è una prerogativa. Vedo cose interessanti già e mi piacciono. Vedete, sulla destra ci fanno vedere subito, senza premere centralmente il tasto qui del joystick, ci fanno vedere subito il ruolo squadra, nazionalità, l'altezza, il peso. Quindi è subito molto molto interessante. Ah, se clicchiamo A ci sono tutte queste abilità. Bello, bello come l'hanno impostato. Mi piace veramente tanto. Se facciamo statistica, attributi, totale 73. Perfetto, finanze. Oh, ragazzi, è fatto veramente bene. Qui si... No, raga, mi piace un botto la grafica. Veramente la grafica di questa carriera già mi sta piacendo. Hanno cambiato poche cose ma fatte bene, guardate anche lì, mossa, abilità, piede debole subito in avanti, veramente in primo piano, mi piace, devo dire la verità, mi piace veramente tanto. Allora andiamo avanti, Mikai è un ottimo, ottimo portiere, qui vedo pure lo scudetto su alcuni giocatori, raga, vedo troppe cose che stanno cambiando, quindi sono interessanti. Mikai, ottimo portiere, 73 di overall, 23 anni, io direi che va benissimo, è anche italiano, quindi perfetto. De Lucia, lui 21 anni, potrebbe crescere. Berardi, numero 1 lui addirittura, anche lui italiano. Io direi ragazzi che a portieri ci facciamo crescere Berardi principalmente, che è un overall un po' più alto, e Mikai titolare, e stiamo a posto con De Lucia che ci può servire in futuro. Poi vediamo, allora vi dico già da subito, io voglio inserire in questo Bari subito il 4-4-2.
una squadra nuova per me, un allenatore nuovo io per loro, per la squadra, subito per me deve andare col 4-4-2 e va tranquillo, inutile andare sul 4-3 offensivo, mettersi 3-5-2, quelle cose lì, 4-4-2 per iniziare e via. Terzini destri che ci servono, ne abbiamo tre in rosa, almeno poi ci sono quelli che fanno il doppio ruolo, ma per il momento ne abbiamo tre. Abbiamo Henderson, 64 overall, 22 anni, oh ragazzi, anche questo un ottimo giocatore, vediamo un po' le caratteristiche di velocità, non male, non male. Poi abbiamo Scalera, questo già lo conosco, Giuseppe Scalera, e voglio tenerlo perché veramente può diventare un grande giocatore. E Sabelli, che anche lui è abbastanza pronto. Terzino destro io direi abbastanza corto. Dobbiamo far salire però Anderson e anche Sabelli magari. Dobbiamo arrivare sul 70. Capradossi ragazzi è un grandissimo difensore, Elio Capradossi, 5 stelle, piede debole addirittura, può impostare benissimo, buone caratteristiche di marcatura, di scivolata, quindi perfetto, lui voglio tenerlo. Tonucci è un po' vecchiotto, per noi 28 anni è già un po' vecchio, però per ora va tenuto ragazzi, perché comunque ha un 69 di overall che va bene in Serie B. Vi dico già ragazzi che non farò 2000 acquisti, 2000 cessioni, voglio tenere la rosa il più possibile standard come di partenza e vedere che facciamo nel primo anno, se riusciamo a salire principalmente, vabbè quello è l'obiettivo di base, e poi magari regolarci, per quello vi dico abbastanza realistica. Qui abbiamo ragazzi Masi, che vedete lui è andato in prestito allo Spezia, quindi lui non lo possiamo utilizzare per il momento. Abbiamo Gyomper, ragazzi, Gyomper, ex Fiorentina se non sbaglio, non voglio dire una stronzata, ma ottimo, ottimo giocatore. Dumbia, ragazzi, che è in prestito, lui è in prestito, però l'anno prossimo può tornare utile. Di Noia stessa cosa, ci punta anche su Di Noia. Archimede Morleo, un buon giocatore, però ha già 33 anni, 68 di overall, non lo so. Diciamo che fra Cassani e Morleo stessi anni io mi vado a mettere in vendita Morleo, aggiunge alla lista trasferimenti che quest'anno è così, e quindi l'abbiamo messo nella lista e mi tengo Cassani nel caso. Poi abbiamo un Delia, 28 anni, in futuro un terzino sinistro, a meno che non richiamiamo Di Noia che cresce un po', dobbiamo prenderlo assolutamente. Poi abbiamo a centrocampo, vabbè io parlo sia di CC che di CDC nel 4-4-2, l'avete capito, Busellato non è male, può crescere bene, Marrone assoluto top player del centrocampo, lui grande giocatore proveniente dalla Juventus, Petriccione non è male, non sottovalutate gli overall perché potrebbero crescere molto quest'anno, mi hanno detto, Fiammozzi non male, Greco mi piace, anche lui mi sa ex Roma, lui Leandro Greco, ex Verona anche, questo ma, peccato ha già 30 anni, però per il momento ce lo teniamo stretto, quasi tutti italiani tra l'altro, non so se l'avete visti ragazzi. Poi abbiamo Salzano che non mi entusiasma, però non è proprio malvagio, Bascia stesso discorso di Greco, Teglio non è male, 20 anni 68, gran bel giocatore. Martigno mi piace un casino, peccato che ha già 29 anni, però è molto veloce nel 4-4-2 esterno, va alla grande. E poi diciamo che a centrocampo un colpettino potremmo farlo, potremmo intervenire. Martigno come detto va benissimo, Furlan è in prestito, però lui 26 anni, 65, non lo so. In prota, gran bel giocatore di 23 anni, secondo me lui arriva a 70 in questa stagione, abbiamo ragazzi Ciccio Brienza, questo è un idolo, peccato che ha già 38 anni, mannaggia, ma lo terrò perché è un giocatore di talento per far crescere i giovani. Galano anche lui non male, 71-26 anni, ottimo. Floro Flores, 34 anni, bello impiccio perché 34 anni è troppo, così come Nenè. Abbiamo due giocatori abbastanza forti ragazzi, perché 72 e 70 di overall in Serie B vi posso assicurare che non è male, però sono un po' vecchi, quindi vi posso assicurare che un colpo in attacco lo facciamo al 100%, magari un italiano forte, nei commenti potete anche incominciare a dirmi cosa ne pensate. Come ATT abbiamo anche Sissé, che non è malvagio, però ha già 28 anni purtroppo. Kozak, non so se lo ricordate, questo ha giocato pure nella Lazio in Serie A, ora io vado a ricordo, non sono sicurissimo, però mi pare che ha giocato nella Lazio in Serie A, un buon ariete, come abilità, ecco, forte di testa, io lo sapevo, riferimento centrale, non è male questo giocatore, teniamolo sott'occhio ragazzi. E poi abbiamo Rajcevic in prestito e Jokolano, che sinceramente non mi entusiasma particolarmente, vi dico la verità. Sulla sinistra abbiamo Martigno, potremmo anche qui prendere un giocatore sulla sinistra. In maniera generale io direi che potremmo intavolare trattative principalmente per un centrocampista, per un esterno sinistro e una punta. Massimo tre giocatori vorrei acquistare questa stagione.
Per quanto riguarda la formazione, come vi ho detto, userò il 4-4-2. Magari io con calma adesso, off camera, cerco di gestirmi un po' tutti i giocatori, vedo anche le caratteristiche che hanno, chi è piede destro, che può giocare a destra per rientrare sul sinistro, tutte queste cose qui me le vedo con calma perché sennò mi annoierei. È già durato un pochettino questo primo episodio, però ragazzi, per me la carriera va iniziata così, assolutamente. Le clausole non ve le ho fatte vedere, so che ci sono, non ve le ho fatte vedere perché noi non ci baseremo molto sulle clausole, perché ho visto in giro un po' di notizie che si prendono con soldi troppo bassi e a me non piace questo, voglio intavolare la trattativa normale. Le clausole, proprio se c'è qualcosa che veramente mi colpisce, possiamo utilizzarle. Come detto ragazzi, nel primo episodio non c'è ancora mercato, lo so, magari qualcuno lo voleva già, però io parto prima nel vedere bene tutta la rosa, vedere tutte le varie caratteristiche e gestirmi i vari giocatori. Poi vedo i ruoli riserva, diciamo facciamo una cosa fatta bene quest'anno, metterò anche i ruoli, sceglieremo il capitano magari insieme, anzi nei commenti potete incominciare a dire qualcosa, istruzioni, tattiche, poi vi farò vedere tutto questo, però me le imposto un pochettino io da solo perché devo vedere un po' le caratteristiche di ognuno. Poi abbiamo gli schemi squadra che possono variare, però principalmente vi ho detto parto con 4-4-2, bella grafica, a me il colore bianco e questo viola tendente a rosa mi piace, veramente una bella grafica. Niente ragazzi, in linea generale questo vi dovevo far vedere per iniziare, poi vabbè vedremo anche i contratti di rinnovarli, vedremo tantissime cose, la primavera e soprattutto il mercato, lo sapete. Vedete, io qui non avanzo ancora perché mi voglio vedere off camera tutte queste cose e poi nel prossimo episodio inizieremo il mercato, vi farò vedere già i miei tre nomi iniziali, magari partiremo solo col centrocampista, ora non lo so, belle anche quelle grafiche lì a destra, acquistato Matteo Di alla Juventus per quasi 40 milioni, veramente fatto bene, devo dire, abbastanza rinnovato. E inizieremo anche la prima partita lì del torneo precampionato. Vedete Kozak presentato per esempio, questa è una cosa veramente bella, Kozak col numero 9 presentato. Ricchi cercano un'opportunità sul palcoscenico internazionale addirittura, vediamo. Quindi ragazzi, io direi che questo primo episodio può finire qui. Col nostro Bari per questo episodio è tutto. Mi raccomando, tanti mi piace, iscrizione al canale, rimanete collegati sul nostro canale YouTube perché arriveranno i prossimi episodi il prima possibile. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!